Molto bene Buoni, pure. vedi, 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 vedi. Buoni perché oggi sulla Gazzetta era circolata anche ieri questa notizia, di Spalla, oltre alla parte centrale su Sinner che oggi ha vinto, lo dico Martinelli perché lui non credo abbia visto la partita, Inzaghi Spalletti, un abbraccio, una foto d'archivio, pace al telefono. Il CT chiama Simone, si chiarisce sugli ultra e l'Inter apprezza. Questo è il titolo. Quindi una notizia che non viene data, neanche data come indiscrezione, notizia certa e certificata. Spalletti chiama Inzaghi, guarda che quello che ho detto l'altro giorno non era riferito a te, ma no, stai tranquillo, ci mancherebbe altro. Io farei prima il punto della situazione, che cosa disse Spalletti, perché ha dato una sciabolata che manca un tiro di Retegui, è una Vuoi venire a sciabolata condurre tu, così, eh? Martinelli? Vuoi venire a condurre tu? No, ma io questo però Ovviamente adesso andiamo a lo fare quello. puntualizzerei, ecco, Perdonami, volevo introdurre sulla novità di oggi. sommessamente. Ovviamente abbiamo qui la grafica e tutto, caro Martinelli. Oggi veramente poi, Scatenato, oggi chissà come arriviamo alle 23 andiamo con contrari a Martinelli. prescindere. Quindi il chiarimento, perché andiamo subito a vedere che cosa aveva detto. Oh. Senza questo suggerimento non ci sarebbe mai arrivato Spalletti nella giornata di giovedì, in riferimento al caso Ultra Inzaghi, Inzaghi che riceve la richiesta del capo Ultra di avere dei biglietti aggiuntivi per la finale di Istanbul e lui si adopera con la società per cercare di accontentare questa richiesta. Che non si Ebbene, può. come? Che non si può. Adesso ne parliamo. Spalletti Ultra, io so riattaccare il telefono, così ha detto Sì. nella giornata di venerdì. A me non è mai capitato che qualcuno mi chiamasse. L'ho vista come una cosa nuova, anzi giovedì. Anche perché se uno ti chiama e non lo conosci, fai fatica a scambiarci due parole. Io rispondo a tutti, anche i numeri che non conosco, però poi so anche riattaccare. E questo abbiamo definito tutti, ma proprio tutti, uno schiaffo a Inzaghi, perché non c'è solidarietà magari tra allenatori, non c'è magari anche un po' di diplomazia, non conosco i fatti. Pensiamo ad altro, siamo qui per la nazionale, lui va giù pesante e duro. Siamo d'accordo qui, Gazzotti, Su cosa? No, che Spalletti si riferisse a Inzaghi, visto che la domanda era su Inzaghi. assolutamente sì. Pura Ok. follia, però sì, assolutamente sì. Follia. Perché una follia? Pura follia, secondo me. Perché? Follia! È follia Ma per tantissimi motivi. Ora sono d'accordo. Racconta la sua esperienza, dice, la sua a esperienza, me capita, ma se capita, ma è proprio quello il punto, è proprio quello. Spalletti si dimentica tante cose, però, dove è allenato lui? Inter, Napoli. Spalletti non ha mai ricevuto una chiamata da nessuno. Non ci Ha messo credo nemmeno io. sì, va Non bene, ci credo. Quando gli hanno impossibile. chiesto i biglietti, ha messo giù. Sì, dare Io questo lezioni, non lo so. Ah, dare perché ieri era Laurentiis mi che gli riferisco diceva di a quello mettere che lui giù. dice, a Però se mi chiedete, Facciamo parlare, facciamo parlare e poi rispondete, dai. Perché se no non riesco. Secondo me Spalletti poteva benissimo dirlo in un altro modo. È stato un attacco per me diretto a Inzaghi, per me personale, tra l'altro, Direttissimo. per quello che è successo all'Europeo che il blocco Inter ha fatto. Perché non dimentichiamo le dichiarazioni di Spalletti prima dell'Europeo, cioè scusami, finito No, finita l'Europeo, la partita con la Svizzera, lui cosa ha detto dice sul blocco gli interisti Inter non erano allenati perché hanno vinto allenati. lo scudetto subito Esatto, ha detto una cosa e poi. su Inzaghi, lui ce l'aveva un po' così. Adesso ha trovato la situazione, il momento per poter attaccare Inzaghi, lo ha fatto. Secondo No, se, mio parere, è la sua opinione. E lo vedremo più Un po' avanti. machiavellico È una trama Sì. d'Agatha Christie questa, Vabbè, Gazzotti, sì, dai. vabbè, io ho le mie fonti, tu hai le tue, io ti dico Ma quello io che non ho penso, quello fonti. che penso di Io le sapere, fonti le che ho metto giù, sentito. io faccio, uso la mia testa, le fonti Puoi attaccare il le fonti telefono. riattacco. E anche il discorso di Spalletti dove dice io prendo, non conosco, metto giù, è una cosa che punto primo nessun allenatore fa perché un allenatore pensa anche, sai che è il capo ultras, sai che comunque sono persone di un certo tipo e usi la testa, non è che dici no, sai cosa c'è a Marco Ferdì, sai cosa c'è? Ti metto giù perché non ho, ma chi lo fa? Spalletti è l'ultimo della lista a Quindi vedi farlo. l'ipocrisia, però Una poi grandissima torniamo su questo, ipocrisia. però voglio capire che cosa è successo nel frattempo, perché questa frase è di giovedì, venerdì l'Inter fa sapere siamo irritati proprio attraverso la Gazzetta, lo stesso Inzaghi sempre attraverso la Gazzetta fa sapere di esserci rimasto male. Ieri si sparge questa voce forse di un chiarimento e oggi il chiarimento è Scusa, è certificato sulla prima pagina della talmente, scusa, Gazzetta. è talmente, scusa. Spalletti dice però che non è vero, aspetta perché vi faccio vedere che cosa ha detto nello specifico Spalletti, perché quando abbiamo letto queste dichiarazioni siamo tutti rimasti un po' sorpresi. Poi abbiamo un'ulteriore retroscena. Allora, io non devo chiarire niente a nessuno, ha detto al TG1. Non devo chiarire niente a nessuno.
ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni. Quindi smentisce di fatto che ci sia stato questo chiarimento e anche Beppe la necessità di un chiarimento. Lui dice: io ho la coscienza a posto, non devo dire nulla a Inzaghi. Il non detto è: se c'è rimasto male sono cavoli suoi. Secondo me è altro anche... che telefonata, così dice lui. Secondo me il fatto che si siano sentiti, qualcosa si saranno detti. Ma sembra che neanche si sia sentito. E invece si sono sentiti. Ma lui sta dicendo di no. Lui sta dicendo di no. Privatamente, secondo quindi me, si sono sentiti. Spalletti sta mentendo. Sì, perché secondo me ha ragione. Ha mentito anche quando ha detto: io prendo e metto giù. Questo da dimostrare. Ognuno dice quello che vuole. Ognuno dice quello che vuole. È chiaro, lui che se ne deve dire. Facciamo finire Pigani. Secondo me è andato male a gamba tesa contro un collega, male, perché di solito queste cose, anche per una questione di intelligenza, non si fanno. Cioè lui ha fatto il fenomeno, come è solito fare, fa il fenomeno. Dopodiché adesso ha telefonato a Inzaghi, si sono chiariti. Poi che lui non voglia dire che cosa si siano detti, è lecito, è giustissimo. Dice: lui deve tenere una linea politica, perché comunque è il CT della nazionale. Ma e lui quindi mantiene la sua posizione iniziale. Però Martinelli Martinelli non crede alla ricostruzione della Gazzetta della telefonata. No, io non credo alla ricostruzione di Vigani e città sua. Io non ci credo minimamente, perché loro stanno dicendo che Spalletti dichiara il falso due volte. E mi sembra una dichiarazione molto pesante. Secondo me invece è la classica contraerea interista, che ogni volta che viene ci può essere un possibile bersaglio Inter per qualunque motivo. Lo fu anche per quello che fece Acerbi, quell'episodio di razzismo, pseudo-razzismo, quando era maggio-giugno. Ha fatto bene a dire pseudo. Arriva pseudo, perché poi è venuto fuori che non è successo niente. Esatto, no? Posso dire che qualche dubbio mi rimane dentro? Certo, lo posso dire perché ho visto io con... Tu guarda, con l'immaginazione arriva. Sto dicendo che la Gazzetta la Gazzetta è official supplier dell'Inter. Beh, ma questo guarda che è più grave quello che stai dicendo tu la ora. La Gazzetta è official. Di quello che ho evidentemente detto Attenzione. Qualcuno dell'Inter ha chiamato la Gazzetta. La Gazzetta, senza chiamare Spalletti, perché se no c'è qualcosa che non funziona, pubblica questa notizia. È successo così, quindi no? Tu mi dici che qualcuno dell'Inter ha fatto sapere alla Gazzetta c'è stato questo chiarimento e Spalletti per dice, togliere magari dall'imbarazzo Inzaghi. Non lo so, sapendo che però Spalletti il giorno dopo, scusate, fatemi finire, grazie, avrebbe potuto smentire. No, secondo me la Gazzetta non andate avanti tra di voi, grazie, stiamo andando oltre. La Gazzetta non ha chiamato Spalletti, sì. L'Inter fa sapere di una telefonata sapendo che poi Spalletti il giorno dopo la può smentire. No, la Gazzetta può anche averci creduto a questo, peccato che non era vero. Se ci credi comunque e se l'Inter dice una cosa che non è vera, sa benissimo che poi Spalletti in conferenza dice: ma cosa dite? Cosa che poi peraltro è successa. Magari non ci tornava più su. Dimmi, Truffi. Volevo dirti solo una cosa. Ti ricordi quando all'Inter scoppiò il caso Icardi con tutto quello che ne venne fuori? Secondo te, io non metto la mano sul fuoco, ma secondo te non ha chiamato nessuno Spalletti quando è stata tolta la fascia di capitano Icardi, quando c'era tutto quel casino all'interno? Io qualche dubbio ce l'ho. Spalletti ha mentito due volte. Ma non lo so, allora è una mia opinione. Io quando c'è stato il problema di Icardi nell'Inter, tutto quel casino che venne fuori, che ne venne fuori parecchio, e ci fu una presa di posizione da più parti, io posso pensare, magari posso avere voglio sentire però Orfeo che anche lui abbia nessuno ricevuto nessuna telefonata di un ultras viene rifiutato da un allenatore. La ricostruzione di Nicolò appoggiata anche con Martinelli intanto questa ricostruzione che parte da Spalletti che ha un nervo scoperto con Inzaghi per l'europeo, per i giocatori. Questa è una delle cose più certe di quelle che ho detto. Io credo che questa sia veramente una banalità, anche perché io penso che Spalletti sia consapevole che le responsabilità
di quella manifestazione all'europeo sia tutta sua, perché era tutta la squadra che aveva staccato la spina, che non c'era con la testa, quindi non erano quei tre, e lui quindi esatto. non va ad addossare quelle colpe lì, soprattutto che non rilasci queste dichiarazioni proprio in virtù del fatto che questi tre giocatori non avevano dato il meglio di sé. Quindi io questo lo... Però quella lo... dichiarazione c'è. Però, però partire da, ma vuoi pensare che non abbia mai fatto una telefonata, non sia stato, non abbia mai parlato con una... Ma c'è un video dei tifosi, ragazzi, dei tifosi del Napoli stare, che riportano se non volante. Ci sono... Ma no, buoni, ve lo faccio vedere. Non facciamo però confusione. Gazzotti, silenzio un secondo, grazie. Ho detto silenzio un secondo, grazie. Seguite però, perché sennò da casa non si capisce nulla. Questo è l'episodio in cui gli ultra del Napoli regalano il volante della Panda e il CD di Pino Daniele rubati a Spalletti. Dopodiché dobbiamo fare delle precisazioni. Incontrare gli ultra è... ci può stare in questi contesti, diverso è il discorso se tu acconsenti a collaborare per procurare altri biglietti che possono portare a un profitto magari non lecito per la curva. Detto questo, io non stiamo facendo un passo indietro, voglio fare un passo in avanti, voglio capire da voi, questa telefonata c'è stata oppure no? Però... Spalletti oggi secondo voi la smentisce oppure non vuole abbattere pubblicamente magari Orfeo che lui questa telefonata l'ha fatta e prova un po' a sviare il discorso? Non voglio pensare che sia così ipocrita, così falso. Cioè, se la telefonata c'è stata, ma che problema c'è a dire ci siamo parlati? Anche se non parla di chiarimenti, magari entra nel merito di riconoscere che ha commesso qualche errore perché ha usato delle frasi un po' pesanti. Cioè, voglio dire, che senso ha? Cioè, se c'è stata, lo dice. Se non c'è stata, non c'è stata. Non voglio dire che ha ragione Leonardo nel sostenere quell'ipotesi che poi interviene l'Inter in un certo qual modo. O uno o l'altro sta mentendo, però non puoi dire che tu hai due, cioè o uno o l'altro dice una balla. Non c'è una terza possibilità. Sì, però non puoi passare il messaggio. Però Gazzotti... Andrea, prima tu hai detto una cosa che io non te lo posso far passare, perché tu hai detto un conto in corsi, è una cosa grave, quello che si vede nel video. Un conto tu dici incontrare i tifosi è una cosa, chiedere i biglietti sono tutte e due per me errate, perché lui incontra i tifosi e fanno entrare in sala stampa i tifosi di Napoli ultras e col passamontagna, ma è una roba che va contro ogni logica. Però perdonami, sta parlando di lato sportivo, esatto, e anche di Inzaghi, quando adesso ho sentito dire lui ha consentito a Inzaghi, non ha consentito a nulla, ha ricevuto una telefonata e ha detto io questa cosa qua non posso fare nulla, come per dire devo passare la chiamata a chi può decidere queste cose. Erano due cose totalmente errate. Cioè lui quando dice io con i tifosi non ho mai avuto contatti, ma sono entrati in uno spettacolo 12 tifosi di Napoli col passamontagna. Ai fine della giustizia sportiva, ti spiego una cosa, il discorso di collaborare a procurare altri biglietti... Ma non ha collaborato. Fammi finire. Sì, invece, perché ha chiesto poi alla società di procurare altri biglietti. Ad oggi non c'è ancora... Se dietro c'è il dolo, bisogna capire se quello sapeva. Certo, chi ha fatto sentenze. Perché però, scusatemi voi, stai facendo un po' di... Non so, anche tu magari cerca di stare un po' più tranquillo anche nelle espressioni, far passare le cose. Ho spiegato, punto di vista sportivo, se tu hai fatto certe cose potresti avere delle conseguenze se hai procurato i biglietti. Ovviamente nessuno parla di sentenze, ci mancherebbe altro. È un'inchiesta, non ha procurato i biglietti. Guarda che nessuno ha parlato di inchiesta, perdonami, ti ripeto a risentire. Abbiamo detto che sono due cose diverse. La giustizia sportiva, se tu hai fatto certe cose, ti può chiedere conto. Sull'altra cosa di Spalletti, no. Anche se non è una cosa così bella come immagine ricevere gli ultra col passamontagna che ti danno il volante. Ma è una cosa che per giustizia sportiva c'entra nulla. Quindi non mettiamo elementi di disordine che non c'entrano nulla. Però Spalletti dice quando parla di Inzaghi e delle telefonate che lui riceve, dice sostanzialmente tu non dovevi nemmeno fare da tramite. Quando ti chiamano, metti giù e gli dici non c'entro niente, rivolgiti dall'altra parte. Funziona così. Lui in questo caso, ma io sono d'accordo con te, non c'è nulla di grave, però lui secondo Spalletti in questo caso lui è è compiacente, lui fa da tramite, fa da spalla una richiesta che arriva da quella... Va detto che sul tema era stato non direttamente, sapete che c'era l'intercettazione di ultra del Milan che dicevano spingiamo su Conte, era stato poi sottoposto a questa tematica in Conte che aveva detto io non li conosco, sarei grave se li conoscessi. Qualcuno anche qui ci ha visto non tanto una mano tesa nei confronti di Inzaghi, ma magari una spinta.
Nel senso, perché lui in quel caso Conte dice: io gli ultra non li conosco, sarebbe grave se li conoscessi. Nel momento in cui invece è sotto la lente di ingrandimento proprio il rapporto Martinelli tra Inzaghi e gli ultra. Anche Conte, diciamo che nel momento di difficoltà del collega non è stato né diplomatico né lo ha aiutato. Guarda, io su di questo discorso... E sono due tecnici su due. Su questo discorso degli ultra aspetto, non ho letto tutte le carte, aspetto di approfondire, ma tendenzialmente su questo discorso del rapporto società ultra, io se devo dare, se devo individuare un responsabile di quello che, del casino che è successo finora, io lo do allo Stato, non lo do alle società. Questa è la mia opinione. Per me lo Stato è carente, questo permissivismo che c'è, poi dopo ci scappa il morto, non c'è più permissivismo, viene fuori tutto. Perdonami, questo è Inzaghi dai PM, ti faccio proseguire, disse all'Inter che servivano biglietti in più. Da capo ultra richieste, non minacce, prego. Cioè, quindi questa è la mia premessa, quindi io ho il procuratore che dice a un certo punto, tra l'altro proprio il procuratore interista mi sembra, è lui che dice, o un altro, e dice ma le società si devono organizzare in via preventiva, a me sembra proprio una frase fuori da ogni logica, perché le società di calcio devono organizzare uno spettacolo sportivo. Non puoi farlo. Devono organizzare uno spettacolo sportivo. Pagano le ma tasse, non hai gli strumenti per fare quello che dice e lui. Lo Stato deve garantire l'ordine pubblico, certo. Secondo me è tutto lì. Ciò detto, quindi la mia premessa è questa, che non sono giustizialista da punto sportivo nei confronti di chi che sia, non lo ero della Juve quando ci fu il casino. Ciò detto bisogna vedere i casi specifici, e secondo me l'atteggiamento che ha avuto Inzaghi è stato sbagliato. È stato sbagliato, perché comunque la società avrebbe dovuto dire a Inzaghi: guarda, se c'è qualcosa fai così, 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 non stare lì al telefono a discutere. E lo stesso Inzaghi dice, e questa è la cosa più grave, che denota che Inzaghi non è un allenatore che sa fare gli schemi, non sa fare altre cose, e si vede, dice: ma io non volevo che ci fossero, perché avevamo fatto lo sciopero per mezz'ora, io volevo i tamburi alla finale, volevo i tamburi, volevo tutti. Questa è una frase totalmente fuori luogo, però da qui ma innocente. A esserci qualche innocente. Sbagliata, certo. Una frase sbagliata, ma non è che ci sia chissà che cosa dietro, quale illecito, ecco. Ripetiamo, lui Inzaghi dice ai PM, quando lo ascoltano in settimana, che aveva chiesto, disse all'Inter che servivano biglietti in più, da capo ultra richieste non minacce, senza pressioni, richieste secondate per qualche biglietto in più, parlando con la società per non perdere il supporto del tifo. Così appunto quello che è emerso in settimana. Su Spalletti e Inzaghi, e questa telefonata sì o telefonata no, abbiamo però un retroscena importante, o forse anche la verità. Nel frattempo però vorrei sentire ancora Beppe, che sostiene quindi la tesi per cui la chiamata secondo te c'è stata, ma lui oggi quindi mente, Spalletti? No, secondo me non ha voluto dire, e lui non l'ha, dal mio punto di vista, probabilmente non voleva far sapere che c'è stato un perché dopo gli avrebbero detto: ma cosa vi siete detti? Allora lui secondo me ha detto: no, io non ho telefonato. Però qui sono due le cose: o lui gli ha telefonato, oppure gli ha telefonato la società, non lo so, oppure i giornalisti sono dei ballisti. Perché questo? Chi è che mente dei due? Io dico che secondo me si sono sentiti. Però Martina due. Dice i giornalisti sono ballisti perché i hanno due ricevuto si sono sentiti. Una polpetta avvelenata. Si sono sentiti perché l'attacco di Spalletti è stato gravissimo. L'attacco di un collega, per di più CT della nazionale, a un collega, appunto, a un allenatore, è stato gravissimo. Vabbè, ma qui non stiamo parlando di questo. È stato gravissimo e l'abbiamo detto come premessa. Certo, è stata una bastonata. Detto questo, l'abbiamo detto. Però detto questo, c'è si sono sentiti. O non c'è stata la telefonata. Dopodiché. Perché se avesse detto sì c'è stata la telefonata, secondo me dopo ci sarebbe stato l'ennesimo circuito. Allora vi dico com'è andata, un minuto e vi svegliamo che cosa è successo. Tra poco lo ha chiamato, ma non per chiarire o scusarsi. Questo è quello che, diciamo così, arriva da zona Spalletti. Però si sono lo ha chiamato, sì, quindi è vero quello che ha scritto la Gazzetta. Yes. Ma Spalletti non vuole farla passare come una telefonata di scuse, di chiarimenti, ma però una telefonata in cui non cambia niente, se non è zuppa è pan bagnato, perché la Gazzetta scrive chiamata per chiarirsi e scusarsi, qui dice che
se anche ci sia stata, ma ha chiamato per parlare del tempo, ma non per chiarirsi e scusarsi. Quindi qualcuno, per le, stiamo dicendo, sta mentendo. Però non ce n'è, è così. Però Beppe, se lui chiama, perché cosa chiama? Perché l'altro ci è rimasto male, no? Allora, può, allora sicuramente non hanno parlato è di una questione, no, sicuro, può essere anche una questione di chiarimenti, magari con i giocatori, quindi tecnica, ci mancherebbe. Due allenatori quando si chiamano sicuramente parlano di qualcosa di tecnico, di argomenti loro. Detto questo, secondo me all'interno il sugo è che si siano parlati su questa cosa. Io ne sono assolutamente convinto, cioè un po' di ciccia lì dentro c'era. Certo. Ok, poi dopo è giusto, io ripeto, è lecito che Spalletti non abbia detto... Non è lecito che il CT nazionale dica una balla, non è lecito. No, non hai capito. E se è così non voglia dire. Vabbè, ma lui probabilmente non voleva montare ancora le peggio. Ma sai com'è Spalletti? Ma guarda che Spalletti, così io non lo conosco, però mi sembra un ombre verticale. Spalletti, sinceramente. Sì, un po' fatto a modo suo. Fatto molto a modo suo. Lui lo accusiamo qualche volta, Spalletti, di essere complicato quando parla. Io mi ricordo che Diciamo che lo accusiamo di fare il fenomeno. Quando era allenatore dell'Inter, qualche volta lunedì mettavamo i sottotitoli, me lo ricordo. In questo caso, sì, è esattamente l'opposto. È stato cristallino, ha detto, io non ho niente proprio da chiarire, non c'è niente da chiarire. Io riattacco quando mi chiamo in questa situazione. L'ha detto Cristallini. Quindi se sta mentendo è gravissimo che il CT nazionale menta. Se non sta mentendo... Il concetto forse è che lui ci sia rimasto male, che l'Inter abbia comunicato questa cosa qui facendo passare Spalletti per quello che ha sbagliato a parlare. Può essere. Cioè, è quello che ha dato fastidio, forse, Orfeo, sì, a Spalletti, no? Probabilmente cioè, sì. Cioè, io mi sono scusato e loro hanno dovuto far sapere che mi sono scusato, comunque che ho chiarito. E come mai solo la Gazzetta? Probabilmente domanda, sì. Domanda, come mai solo la Gazzetta tra tutti i giornali è l'unico giornale che in prima pagina dice... telefonate, discuse e chiarimenti tra Spalletti e Zaghi. Magari l'ha fatto solo la Gazzetta. Perché magari l'ha fatto solo la Gazzetta. Perché non è una notizia, è una informazione mirata, non è una notizia. Scusate. Fatemi sentire Orfeo però su questa ricostruzione. Sì, poi sull'episodio però dei tifosi incappucciati dobbiamo chiarire perché alla fine, ve lo dico subito, in quel caso poi alla fine del video si tolgono tutti il cappuccio e ridono. Sarebbe vietatissimo dal punto di vista dell'ordine pubblico. Forse tu eri rimasto all'immagine iniziale che erano tratti tutti così, ma era uno scherzo. Quella che ha fatto vedere era quella, sì. Com'è? Quella che hanno fatto vedere era quella. Però poi nella parte finale si toglievano il coso Mi sembrava. Per questo dicevo che non c'entrava nulla con questo episodio. No, perché sennò sarebbe stato Orfeo. Comunque un... Ma il perché lo scrive solo la Gazzetta non lo so, probabilmente perché è più vicina, come dire, alla... C'è stato un colloquio diretto tra qualcuno... Ma non e Giorgio Sagazzetta non è stata la notizia di pubblico dominio. È ovvio, no? Io penso che tutto sommato, visto che poi tra l'altro lo conosciamo bene, il nostro selezionatore della nazionale, è una persona abbastanza complessa, no? Come dicevi tu, nel suo modo di esprimere dei concetti. Qui è stato esplicito. In questo caso io credo francamente che la telefonata ci sia stata. Che abbia è certificato, noi la telefonata risulta assolutamente perfetto, quindi ma sia da una parte lui, che dall'altra, ma che lui per parlare di bastoni, che lui che si sia chiarito e questo è probabilmente una mezza balla l'ha raccontata, ecco, va detto anche nel senso che la cosa che è successa era una cosa abbastanza grave, cioè, è brutto se il CT nazionale abbia raccontato una balla, sarebbe molto brutto, però è molto brutto. Che vi dicevo all'inizio prima di sapere com'è andata, non è che lui dice una balla. In quel passaggio che abbiamo letto, Spalletti che cosa dice? Lo recupero testualmente: non ho niente da chiarire. Non ho niente da chiarire perché nel suo concetto la telefonata non è stata per chiarire, appunto. Ma non dice che non c'è stata la telefonata. Sì, ma poi di fatto lui dice che non ha niente da chiarire. Scusa, e dall'altra parte si sono chiariti. Ma scusa, questa è rimasto sulle sue posizioni. È solo una cosa concettuale. Lui non la definisce come una cosa da chiarire. Sì, lui non la definisce una cosa da chiarire perché ritiene di non aver commesso l'errore, ok? Però di fatto avranno parlato della cosa. E quindi... Titolo della Gazzetta. Però scusa, telefonata di chiarimenti e di scuse. Spalletti.
niente da chiarire e da scusarsi. Uno dei due diceva ma perché devo diventare Matti? Perché secondo lui non doveva uscire la notizia. Non ci sono scuse perché non c'è. No, io credo invece che provando un po' a mettere insieme tutti gli elementi, tutte queste teste, poi arrivo da Beppe. Sì. Allora, Spalletti dice quelle cose chiaramente nei confronti di Inzaghi. Inzaghi ci rimane male, ci dà l'Italia, lo chiama e dice no, non ce l'avevo con te. Spalletti però non pensa che la cosa esca, ci rimane male perché la cosa esce e oggi risponde stizzito dicendo non è vero che ho chiesto però... scusa. Perché così facendo ha fatto la figura di quello che doveva dire. Non doveva dire quelle cose, ne è uscito un po' lui... come la parte che ha sbagliato. Dimmi Beppe. Ecco, io vorrei fare una domanda a tutto lo studio, cioè alla luce di ciò che è emerso dalle parole appunto che ha detto adesso Andrea, allora siete abbastanza, voglio dire, convinti che il CT abbia spiegato, abbia dato comunque una sua giustificazione su questa uscita con Inzaghi? Faccio una domanda. Non ho capito la domanda. Di solito non capisco Spalletti, questa volta non capisco te. Voglio dire, me la fai chiara, semplice, che posso rispondere sì, no, perché se no qui ci stiamo arrotolando. Sì, secondo voi Spalletti ha chiarito la situazione con Inzaghi? No. Ah, secondo te no. Loro ha secondo chiamato me no. Gli ha detto di no. Secondo io credo me di no. Sì. Io credo di sì. Anche se lui, se no vuole lo intende che un chiedere scusa, perché un chiarimento. Se rispondessi sì... Chi risponde sì a questa domanda sta certificando che Spalletti ha raccontato una banda. No, ragazzi, il concetto è che questa conversazione nella testa di Spalletti doveva rimanere segreta. D'accordo, esatto. D'accordo, è una cosa, una telefonata corretto. Tra privati e non doveva uscire. Fine. Questo Spalletti, che è uno molto orgoglioso, non lo trova. E quindi è stizzito e racconta una balla. No, qui do ragione a Martinelli. Oh, ma che ragionamento allora è? Io non l'accetto questo. No. È da Perry Mason questo modo di ragionare. Beh, io sono più semplice, sono Spalletti una persona più semplice. Sì, sì, però perdonami, recuperiamo la prima pagina della Gazzetta. Spalletti, perché la prima pagina della Gazzetta forse Mason, si parla addirittura di scuse. Se Spalletti non ha chiesto scusa, dice appunto. Non è vero. Ma ci credo che non abbia chiesto scusa. Ma non è così qui. Credo che sia stato un chiarimento. Io non ce l'avevo con te. Ma neanche chiarimento. Ha detto che c'è sta. Scusami, no, ma se chiamati per andare a bere il caffè, dai. È solo un modo di intendere le cose. Secondo Spalletti, quello che ha detto non è un'offesa, non merita le scuse. Non è un'offesa nei suoi confronti. E ti dice, io non ho chiesto scusa. Si chiarisce, ho prima chiarito, si chiarisce. Punto, qualcuno ha detto al giornalista della Gazzetta. Scusami, è la Gazzetta che ci mette in carico e parla di scuse. Ma non se lo sarà inventato è tutto lì. Spero. Per la Gazzetta, l'interpretazione che dà la Gazzetta sul fatto, sulla telefonata, è che la Gazzetta intende che abbia chiesto scusa, perché dovevano essere delle scuse. Dopodiché, ma lui invece non le intende Gazzotti, scuse. Lui aveva necessità di chiarire? Lui dice oggi non avevo nulla da chiarire. Però la telefonata c'è stata, quindi aveva necessità di chiarire. Ma ha chiarito. Secondo me assolutamente sì. Cioè, per me Spalletti ha fatto un'uscita che poteva evitare. Poteva dire quello che pensava, lo stesso pensiero, dirlo in un altro modo, senza andare così un po' a punzecchiare Inzaghi. Secondo me lui si è accorto che l'ha detto in un determinato modo e non ha fatto una roba grave. Però ha fatto poi, dopo la dichiarazione dell'Inter, ha fatto una chiamata a Inzaghi e le avrà detto, magari non scusa, magari non si è inginocchiato al telefono, però magari le ha detto, guarda, magari non intendevo dire quello che tu pensi, quello che la società Inter ha pensato. Punto, non era riferito a te. Non era... magari si sono chiariti. Ma l'Inter ha sbagliato a farlo uscire questa telefonata? Perché Spalletti si offende perché esce questa... No, ha sbagliato a caricare sul termine ha chiesto scusa. Però è cioè... una cosa che secondo me... No, aspetta perché proviamo il microfono. Beppe, doveva far uscire l'Inter per magari... togliere anche il suo stesso allenatore da un'immagine brutta? Sì, cioè, ma non lo so, sai, lì poi sono sempre le persone che non pensano mai come poi la storia come va a finire. Secondo me, probabilmente, allora, Spalletti non avrebbe detto quello che ha detto prima, se si tornasse indietro. Cioè la parte iniziale di giovedì. B, probabilmente la società, se magari probabilmente Spalletti avesse riconosciuto, non l'avrebbe fatta uscire. Probabilmente sì, però sai, qui siamo sempre sulle congetture. Questa ricordiamo la frase, a me non è mai capitato che qualcuno mi chiamasse. L'ho vista come una cosa nuova. Quindi definisce quella di Inzaghi una cosa nuova, non altri. Di Inzaghi una cosa nuova. Anche perché, vediamo, se uno ti chiama e non lo conosci, fai fatica a scambiarci due parole.
io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, però poi sa, non so credo. Anche riattaccare. Tuffi, quello era chiaramente. Questo era un attacco. Un messaggio chiaro, esatto. Diretto, uno schiaffo, ma sì, metaforicamente parlando, nei confronti di. È questa la dichiarazione che comunque si poteva risparmiare, soprattutto in questo momento. Sì, però, lui oggi ti ha ribadito che lui conferma al 100% questa sua dichiarazione. La sua dichiarazione. Quindi quello che c'è scritto sull'articolo della Gazzetta, fonte Idea Gazzetta, sì, ma quello, suggerito da qualcuno, Leonardo, è totalmente differente dalla realtà di arrivo Leo, però attenzione, che la telefonata ci sia stata è confermata da zona, diciamo così, Inter, e anche da zona federazione. Quindi la telefonata c'è stata. Ma sicuramente dall'Inter fanno sapere che quindi che è stato un chiarimento che Spalletti ha voluto fare. Perché c'era rimasto male l'altro. Spalletti fa sapere che non c'era bisogno di chiarire. Esatto, perché per lui non era indirizzato. Dopodiché però cosa l'ha chiamato a fare? Io sto seguendo tutto il ragionamento. Spalletti intende che queste dichiarazioni iniziali che tu hai appena letto, Andrea, non fossero meritevoli addirittura di chiedere le scuse. Sì, si ritiene in buona fede per quello che ha detto. Vero. Lui ritiene Spalletti. Vero. E quindi lui dice: no, io le scuse non le ho. Perché devo fare scuse? Io non ho chiesto le scuse, ma però non devo scusarmi. Però si è parlato di chiarimento. La domanda si parlava di chiarimento. Lui dice: no, non dovevo chiarire. Perfetto. Non dovevo chiarire, dice. Beh, allora se dice anche non dovevo chiarire, allora è un po' diverso. Non devo chiarire nulla. Chiarire vuol dire fare luce su quello che era. Non devo chiarire nulla sul mio suo pensiero. Esatto. Non devo chiarire nulla. Tradotto è: confermo al 100% quello che ho detto due giorni fa. Quello ha detto. Però aggiungi un altro aspetto, Spalletti. Perdonatemi. Lui, oltre a dire non devo chiedere nulla, dice: ho solo risposto a una domanda su come mi comporto io in certe situazioni. Basta. E fa, conferma al 100%. Lui ciò che toglie detto, così. Conferma che la sua dichiarazione non merita le scuse. Perché dice: io non ho detto che fatto neanche i chiarimenti. Ho raccontato una mia storia. Certo. Poi ognuno faccia quello che vuole. Ma di che cosa mi devo chiedere? Che poi sia così o meno. Che poi sia così discorso. O meno. Quello è un altro discorso. Io dico che invece il carico ce l'ha messo la Gazzetta. Non doveva parlare di scuse. È punto. Vero. No, perché sulla prima pagina ufficialmente non ci sono scritte scuse, sulla prima pagina si parla di chiarimento e l'Inter apprezza. Allora boom, finito lì. Il fatto stesso che dica e l'Inter apprezza fa capire che allora è chiaro, allora che è sono sentiti lì. Con qualcuno allora dell'Inter, no? Si sono sentiti, boh, basta, corretto. Fine. Si può immaginare, perché visto che nessun altro l'ha pubblicata questa telefonata di chiarimento. E tu mi hai detto che ha chiesto scusa la Gazzetta. Io ho capito chiarimenti e scuse. Okay. Beh, ma no, chiarimenti. Allora è diverso. Cambia abbastanza poco, perché adesso provo a recuperare integrale. Siccome partiamo dal presupposto che quella dichiarazione è stata pesante, un attacco in piena regola. Sì, certo. Chiarimento vuol dire no, scusa, non volevo attaccarti. Invece, siccome chiaramente non c'è stato, resta la bastonata. Questa è soggettiva. Lui ritiene che non sia meritevole di un chiedere scusa, tanto poi da apparire sul giornale. Sì, Spalletti ha chiesto. No, lui conferma ciò che ha detto, questo è. Così che non lo vuoi capire. Sì, allora, nel colloquio il commissario tecnico si è detto dispiaciuto. Scriveva oggi la Gazzetta, il suo discorso non era riferito al collega. L'allenatore nerazzurro era rimasto molto deluso dalla parola del CT. È questa la cosa. Il disgelo, ragazzi, se sto parlando, però non parlate, se non si capisce. Il disgelo ha fatto piacere al club. Dimmi, Vigani. No, è ancora peggio. È ancora peggio. Non è riferito cos'è? Ma questo è quello che dice la Gazzetta, non quello che dice Spalletti. La Gazzetta scriveva anche oggi pomeriggio il CT ne parlerà. Oggi pomeriggio il CT ne parlerà anche a Udine nella conferenza stampa alla vigilia di Italia-Israele. Va detto che nessuno, stranamente, ha fatto domanda sul tema. Minuto, ripartiamo da qui. Le novità su Fonseca, mercato Juve, Inter, non solo, tra poco.